già un fuori onda molto molto particolare, immaginate. Intanto buonasera, ben trovati. In studio ci sono due personaggi che per un verso o per l'altro sono alla ribalta delle cronache nazionali, e mi riferisco al portiere della Jefferson, che è Bernardino Delostino. Grazie per essere intervenuto. Buonasera Sergio, buonasera a tutti. Sicuramente uno dei migliori portieri del campionato di Serie D a livello nazionale, e Umberto Raclerico, attore ormai famosissimo in tutta la penisola. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Sergio, buonasera a tutti. Grazie, vi auguro veramente delle buone feste. Ci mi sono gomito il capo. Marco ha detto che devo togliere il gomito, è vero Marco? No, ma io lo devo tenere qua, che si addormenta la mano, sono piccerino Marco. Ti faccio un dente, metta così, Marco. Buono così Marco, guarda, tutta la trasmissione? Così? Va bene. No? Lo posso dire pure così, va bene, possiamo andare, vai. Allora, Bernardino D'Agostino è il portiere della Jefferson, ma è conosciuto per uno dei migliori portieri che abbiamo nel panorama calcistico. Non a caso le sue gesta hanno più volte coinvolto l'intera rete molte volte, ma anche interi sessioni di calcio mercato. Allora io ti faccio una domanda che si può sembrare scontata la prima. Perché Vallo della Lucania? Vabbè, diciamo che mi sono trovato alla Jefferson un po' per caso. Poi mi sono trovato benissimo e negli anni ho messo sempre la Jefferson davanti ad altre scelte, diciamo. Diciamo anche un'altra cosa. A parte la sua preferenza, che è legittima, c'è un aspetto che va detto, che secondo me è il caposaldo della presenza di D'Agostino a Vallo. Qual è? È una parata importantissima fatta in un play out, lo spiego a Umberto che prima giocava a calcio ma oggi il calcio lo ha abbandonato, sì. In un play out all'ultimo minuto, la partita era Leonfortese-Jefferson, l'allenatore era Alfonso Pepe. Un calcio di rigore al 90° minuto, che se avesse segnato la Leonfortese, la Jefferson retrocedeva, la Leonfortese si salvava. Ebbene, D'Agostino parò col calcio di rigore, la Jefferson rimase in Serie D dopo un campionato dove era partita con una penalizzazione ampissima, perché la squadra l'hanno fatta a settembre, perché c'erano stati degli errori nella trascrizione e nell'iscrizione, insomma tutta una serie di cose, fu salvata da D'Agostino, e D'Agostino a quel momento è diventato, diciamo, San Bandaletto, quindi è la stessa cosa. La storia è questa? Sì, sì. Quindi, allora, la gente anche a Vallo della Lucania, ma non soltanto a Vallo, posso assicurare che lui ha grandi fan, diciamo così, ad Agropoli, nel Cilento, nel Salernitano, nel Napoletano, lui è di Aversa, è un personaggio molto particolare, però un personaggio che fa parlare di sé. Sì, lo vedete così, mocio mocio, poi chi lo conosce bene tra i pali è un'anguilla. Ma i portieri messi così, sono tutti pazzi i portieri. Cioè, il portiere non è pazzo, non faceva niente, che fa? Deve avere questa follia, questa sana follia. Non è semplice la follia quest'anno di D'Agostino. È stata che non piglia il gol. Sì, però c'è una... Ma il gol non è stato importante. Dopo nove partite non piglia il gol, che piglia il gol e chi la mano da terra. Perché c'è adesso di... Cioè passa dal portiere più nominato in Italia per aver avuto quest'anno un record di 9 partite senza prendere gol, a un gol così rocambolesco che cavolo. Cioè, come si passa da una parte all'altra? Vabbè, sicuramente siamo passati da un record positivo a una cosa un po' negativa. Diciamo che fa niente, guardate che ma è stato. Sicuramente era una giornata particolare con tanto vento, tanto però. Ci detto come da sé, hai visto? Ci è stato un errore sicuramente di valutazione più che altro. Però siamo andati avanti, perché penso che come si va avanti dopo una bella prestazione, si va avanti dopo una prestazione così opaca, diciamo. Però là secondo me non c'è l'errore di D'Agostino,
là c'è una... Forse sta un po' fuori dai pali, troppo fuori sta. Però lui deve stare fuori. Deve stare così fuori. No, vabbè, no, diciamo che con quel vento, io la prima cosa... Vabbè, che... proprio. La prima cosa che ho fatto, sono andato verso la porta, proprio perché anche poco prima c'era stato un rinvio simile. Però nel momento in cui stava rimbalzando la palla, con l'attaccante che arrivava, col campo che alcune parti si fermava proprio in delle vere pozzanghe, in altre parti schizzava, ho fatto quel passo avanti che poi ha permesso alla palla di scavalcarmi, con l'aiuto di ulteriore del vento. Però dicevo, errore mio, perché io faccio molta autocritica, diciamo, che può essere un errore così come un gol preso normalmente. Forse fai troppo di autocritica. C'è chi mi dice così, però sono fatto così, non lo so, forse è un aspetto che devo migliorare, sicuramente. No, è un angolo che devi diciamo, limare, perché tu sei il migliore portiere della categoria. Cioè, ma non è che lo dico io, lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, lo dicono gli operatori di mercato, lo dicono i tecnici. E questo stride anche con un altro aspetto. E qui entriamo un po' nella situazione delle regole. Cioè tu praticamente giochi in Serie D, in porta, dove solitamente mettono gli under, ma non giochi in Lega Pro, dove è il tuo ruolo naturale, senza lo togliere a nessuno, per carità, che oggi tu di fatto all'età tua, tu quanti anni hai? 26. 26 anni, con quello che hai fatto nella carriera, sei un portiere di Lega Pro. Come mai questa cosa? Sergio, ti ringrazio innanzitutto per la stima che hai. Non lo so, a volte mi sono chiesto, forse non sono all'altezza, altre volte forse saranno le regole, altre volte altre cose. Non lo so, sicuramente so che è difficile giocare da over in Serie D. E quindi ringrazio la Jelbison che mi dà la possibilità, come dici tu magari me la sono meritata, magari... Non però... la devono fare una statua. Però... Lega Pro, non lo so, non so cosa risponderti. Perché forse lui è umile, non è modesto, umile, è un ragazzo che ha bisogno, diciamo, di forse qualcuno che lo guidi, l'indirizzo, oppure che crede ancora di più in lui, oppure c'è una bella botta di quella situazione là, oppure in queste categorie molte volte ci sono situazioni un po', diciamo, particolari, le situazioni meritorie come le sue non vengono, ecco, messe davanti, e molte volte ci sono tante situazioni. E adesso mi rapporto invece alla tua, la mia posizione. La posizione mia è sempre che io non sto mai a 97, voglio vedere Gesù. No. La posizione mia è sempre bella, spalla al muro, non voglio sapere niente, specialmente tu scuro. Poi se mettici di spalla, non voglio sapere niente, Sergio mio. Puoi sapere niente, 90 mai. Sì. Allora. È che è una bella posizione, non sono. Perché tu sei arrivato, per esempio, hai fatto teatro da 40 anni? Per quale motivo sei arrivato agli onori nazionali con il cinema, fra l'altro con grandi attori, Siani, Salemme e tanti altri che poi magari citerai tu, soltanto ad un'età di 53-54 anni? Perché? Allora, innanzitutto è perché nella vita bisogna credere in quello che si fa e nel momento giusto abbandonare e staccare, diciamo, la spina, ecco, nel tuo momento, diciamo, nell'età giovanile, avere il coraggio di andare via e di studiare, di percorrere delle strade un poco diverse, di studiare, di andare dove si fanno queste cose con, e quindi apprendere, studiare, fare delle scuole importanti e quindi e entrare in un circuito già con l'età giovanile. Bisogna avere il coraggio, la forza, molte volte anche l'occasione, molte volte anche la possibilità di fare queste scelte. E avere, ecco, la possibilità e l'occasione, perché molte volte nella vita accadono delle situazioni che non puoi lasciare il tuo paese, perché sei legato, perché hai il tuo lavoro, perché devi dare una mano. E molte volte devi accontentare i tuoi sogni, però l'importante è che poi questi sogni tu non li accontenti del tutto, perché se credi in certe cose le fai comunque, le fai con lo spirito importante che è quello dell'impegno, del sacrificio, e puoi raggiungere delle situazioni che semmai sembravano mai precluse, quindi chiuse, abbandonate. E col tempo io ci ho messo un po' di tempo, però poi alla fine qualcuno si è accorto di me, qualcosina ho fatto, non è che ho fatto cose importanti, però sono stato con questa gente, già stare a contatto con queste persone è un fatto importante che mi gratifica
e mi onora a me e penso anche ad Agropoli, perché avere un proprio cittadino che ha fatto delle situazioni così a livello nazionale sembra un onore anche per il paese. Sì, questo è un fatto certo. Volevo dirti anche un'altra cosa. Claro che sì. Allora, io ho visto Marco. Marco viene dall'Astro Cinema. Marco non andare via. Marco, andiamo. Viene dall'Astro Cinema. A proposito, noi siamo stati premiati con l'ultimo film di Roberto Gasparro, con Toni Sperandeo, Gianni Parisi, Barbara Bacci, Margherita Fumero e un cast di attori giovani molto molto importante ad Salerno, al Festival Internazionale del Cinema. C'era pure Marco, sai? C'era anche Marco, e con Qui non si muore. È stata una bella soddisfazione salire su quel palco per me, per la prima volta, ed essere premiato insieme a Roberto, che ha scritto un bel film, Qui non si muore, una bella sceneggiatura, una bella storia. Infatti è stata premiata la sua storia e la sua sceneggiatura. Un bel film da vedere, noi l'abbiamo proiettato qua al Ciac, ma presto sarà proiettato anche al Cinema di Filippo di Agropoli. Sì, volevo dirti, dico Marco viene dal nostro cinema, sì. Perché hai visto quando gli ha fatto piazzare il gomito, non sì. Il gomito, no? Lui perché ha un'impostazione di cinema. Sì, tu quando fate girate le scene con Siani, con Salemme, vi fanno mettere in un certo modo, no? Ti devi mettere sempre in quel modo là, mai in altri modi, però diciamo che non bisogna guardare mai la camera, bisogna avere una certa velocità, perché se si è troppo lunghi nel cinema ti tagliano, nel senso che la scena deve essere breve, veloce, ma si deve capire, devi scandire bene le parole, quindi anche quel secondo, quei 10 secondi, 15, 20, 45 secondi, un minuto, devi essere pronto e devi entrare subito, specialmente con la battuta, che non è semplice. Battuta non è semplice, e quindi, però a te la battuta non ti è mai mancata. Ma quando, fai questi film, ma te le inventi tu? Una cosa mia, naturale. No, Siani, certo, mi piace Cristo, perché Cristo ogni tanto ci mette qualcosa con suo e è buono. Poi ci sta invece chi dice no, te la sta zitta, la Gesù che sta a coppa. E allora regista, dipende da chi è che. Ci sta chi è che ti lascia un po' di campo e chi è che non ti lascia il campo, hai capito? Quindi molte volte legare un attore non è mai buono, bisogna sempre dargli quella capacità, quelle cose che lui ha dentro, poi dopo semmai si taglia, capito? Perché eccedere va bene in quel momento che uno prova che sta facendo il primo ciak e il secondo ciak, poi dopo se non va bene viene tagliato, però è meglio mettere e poi togliere, capito? È sempre meglio. D'Agostino, in 10 anni è cambiato il ruolo del portiere o no? Vabbè, sicuramente, col ruolo moderno si gioca molto coi piedi, molto fuori dalla porta. Magari prima si pensava solo alla parata, forse all'uscita, invece ora ci sono molti altri aspetti. Quindi ritieni che una certa evoluzione ci sia stata? Sì. Anche da parte delle altre scuole. Prima la scuola italiana era quella migliore ed è ancora tra le migliori, però sicuramente gli altri paesi, altri campionati si sono evoluti molto, diciamo, a livello di portiere. Umberto, dimmi. Detto Napoli, che succede? Dimmi, amico mio. Napoli, che succede? Napoli sta in una fase di involuzione incredibile. Napoli ormai è alla. È proprio un scatash completo, proprio è una cosa incredibile, non si può guardare. Ieri ci sta la partita, primo tempo ancora, ma secondo tempo, mamma mia. I giocatori proprio a Burici non rincorrevano la palla, perdono una rincorrono, ci sta qualcosa che non va, non penso solo con il presidente, ma proprio nell'ambiente, dello spogliatoio, anche con l'allenatore, c'è qualcosa che non va, non c'è entusiasmo, e quando non ci sta entusiasmo è meglio che uno a quel punto taglia e si va avanti pure con una rosa più ristretta per poi comprare qualcosa a gennaio con un nuovo allenatore, anche se Ancelotti è un grande allenatore, un grande tecnico che ha vinto tanto, però adesso a Napoli purtroppo c'è bisogno della mazza, perché mazza e panella fanno i jugador bel, hai capito? Molta mazza e poche carote, come la vedo io adesso attualmente. Certo, parliamo ora per un attimo della Serie C. Non abbiamo l'immagine di Casertana Paganese, la Paganese ha vinto Caserta 3-1, però abbiamo le immagini, possiamo mandare in onda, la regia può mandare in onda, di Cavese, di Viterbese Avellino. Avellino ha fatto una buona partita, state appunto vedendo le immagini, e soprattutto ha giocato
per fortuna dalla nostra squadra, probabilmente Ezio Capuano ora sta facendo entrare i suoi schemi nella testa dei giocatori. Sì, sì, ma Capuano è un tecnico conosciutissimo nella categoria e ha dato sicuramente la sua mentalità alla squadra. Questo penso si sia visto anche con i risultati. Adesso noi vediamo l'intervista, o meglio la conferenza stampa di Capuano a fine partita, con questa vittoria dell'Avellino Viterbo, che è stata una vittoria importante, scacciatrice per gli spini. Una vittoria che secondo me rimarrà negli annali del calcio avellinese. Avevamo tanti giocatori fuori, sapevamo che se avessi messo qualcuno in campo dopo poco poteva cedere. È successo con Zullo, è successo con Laezza, poi è successo con Alfageme, poi con Morero. È un bollettino di guerra, però penso che la mia squadra ha approcciato alla gara benissimo. Andando ad attaccarli queste palle in orizzontale come l'avevamo preparata, abbiamo cambiato più sistemi di gioco, abbiamo fatto gli ultimi 22 minuti in 9, perché oltre Morero che era in 10 c'era anche Rossetti che aveva un problema al flessore, e penso soltanto chapeau a questi giocatori, perché poi non abbiamo concesso nulla se non una palla lunga alla Viterbese, frutto di un gran lavoro, quindi sono contento. Insomma, quando vinci in questo modo vuol dire che è una squadra che ha le palle, che ha i coglioni, una squadra che si allena a 3.000, una squadra che va oltre la fatica, al limite dello strapazzo. Consentitemi, vincere in questo modo, cioè avevamo già tanti fuori e poi ne abbiamo persi 4 in campo per infortuni, rimanendo prima in 10, poi in 9, bisogna dire solo bravi ai ragazzi. A maggior ragione questa crescita meriti della squadra di casa, mister. Ma io non vado sui demeriti degli altri, io analizzo la mia squadra. Io da quando sono arrivato ho incontrato pronti via le 5 squadre più forti del campionato in rapida susseguenza e abbiamo fatto 4 punti, e le assicuro che abbiamo subito perlomeno 4 episodi strani, altrimenti ne avremmo potute fare molti di più. Poi abbiamo incontrato 3 squadre non fortissime, forti, abbiamo fatto 6 punti, quindi una media di 2 punti a partita. Io guardo in casa mia, se la Viterbese oggi ha fatto poco, mi consenta, gran merito è stato della mia squadra. Prego. C'era neurismo in Russia. Ho visto una squadra molto accorta tatticamente. Vedo che la Viterbese la studia a metà dito, perché ogni suo difetto la punisce regolarmente. Non gli ha impedito di fare nessuna verticalizzazione. Bravo, e bravo. Praticamente anche lo stesso Volpe, bravo, non è stato mai in grado di aggredire la profondità. C'era sempre un giocatore che lo su che giornata in seconda battuta
lo anticipava sempre. Su che giornale scrive lei? È una piccola testata online. Le posso fare i complimenti? Bravo, io avevo preparato la partita sul gioco diretto della Viterbese, sempre per palla in verticale. È vero che avevano Tungadà, che oggi non c'era, giusto? Che enfatizza queste caratteristiche, il vostro attaccante. Sì. Io l'avevo preparata così, e dovevamo schermare queste giocate in verticale, bravissimo. Fino a quando mi si è dato la possibilità, poi in campo avevo un'ambulanza del 118, perché a un certo punto era difficile capirci, anche lì siamo rimasti tranquilli e molto lucidi. Ho fatto due linee da quattro a un certo punto, però ha visto bene, noi l'avevamo preparata così, andando ad attaccare sul primo campo loro, facendolo venire ad esca, anche il nostro gol nasce così. Noi invece di attaccare sul primo campo ci siamo abbassati, perché sapevamo che loro trasmettevano questa palla in orizzontale e loro ne hanno perso tre o quattro di queste palle, abbiamo sbagliato anche il secondo gol. Noi l'abbiamo preparata, io la ringrazio, sono 30 anni che faccio questo mestiere, quindi un po' di esperienza. Molto anche l'operato di Enrico, che di solito è sempre una mina vagante che gioca dietro le linee. Sì, ha iniziato da esterno, poi si sono messi 3-4-1-2 e io ho schermato fino a quanto mi è stato possibile con Di Paolo Antonio. Poi eravamo tutti infortunati, ho dovuto fare due linee da quattro. Però sì, Enrico ha fatto l'esterno, il primo tempo si apriva lui e Antezza e noi eravamo anche preparati lì sulle scalate. Noi siamo una squadra che lavora tantissimo, sia a video e sia sul campo. Mister, lei ha detto giustamente che guarda in casa sua e va bene, ma si aspettava una Viterbese così dimessa? Ma io stimo molto Calabro, quindi diciamo per come eravamo noi e per come poi siamo rimasti in campo, probabilmente qualcosa in più la dovevano fare, oltre i meriti illimitati dei miei ragazzi. Perché voglio, mi sia consentito, io ho finito la partita con 7 under, 7 under avevamo in campo, tra 2000 e 99. La sostituzione di Alfaghetti. Si è stirato pure Alfaghetti. La prossima con chi la giochiamo? Lo so. Metterò una squadra equilibrata, attingerò qualcosa dalla Beretti e comunque andremo a giocare. Un bel terzino capoanno, nel cinema che ruolo avrebbe? Il Sorino, mamma mia, un folletto. Ecco un folletto, uno che salta nella pattanata, uno che allucca, uno che zumba. Proprio un attore che piace a me, un folletto, ecco, di scena, e di teatro e di cinema, una cosa bella che sta accadendo. Un folletto, non un folletto di capolezza, capito? Proprio un folletto proprio sulle scene, uno che zumba nella pattanata, uno che andava e dice, che parla, che dice le cose in faccia. È una cosa importante questa qua. Certo, anche la vittoria il pareggio della Cavese è un pareggio che fa discutere, perché sembrava che la formazione metelliana avesse lasciato alle spalle le sue difficoltà, e invece arriva il pareggio interno con il Bisceglie, vediamo. Due volte in vantaggio la Cavese, altrettante volte però raggiunta da un redivivo e coriaceo Bisceglie. Finisce 2-2 al Simonetta Lamberti al termine di 90 minuti vivaci. Comincia con un pareggio invece l'avventura alla guida dei nerazzurro stellati di Gianfranco Mancini, promosso dalla panchina della Berretti a quella della prima squadra dopo l'esonero di Sandro Pochesci. È la seconda X consecutiva con lo stesso punteggio per i pugliesi, dopo quella interna con la Paganese. Scattano meglio dei blocchi i campani germinati. Dopo neanche 10 minuti non è preciso di testa, i metelliani si fanno preferire in termini di possesso palla e passano in vantaggio intorno a metà frazione. Lo stesso Germinale raccoglie l'assist dalla destra di Sainz Mazza e trova da due passi il guizzo che spezza l'equilibrio. Cavese avanti grazie al suo attaccante, prova immediatamente a reagire il Bisceglie, sventola di Diallo dalla distanza, nulla di fatto. Finale di tempo, campani pericolosi con Spalto che non riesce ad incidere di testa l'ultimo assalto della prima frazione dei pugliesi, ma la tripla conclusione non sortisce gli effetti sperati. Padroni di casa dunque avanti di un gol all'intervallo. Mancini si gioca subito la carta Madina, avvio di ripresa, il colpo di testa di Letizia termina alto, contatto in aria dalla parte opposta, Germinale va giù ma l'arbitro lo invita a rialzarsi. Allo scoccare dell'ora di gioco arriva il momento di Gatto, fuori al suo posto Montero. Il Bisceglie prende coraggio e colpisce poco dopo proprio con il neo entrato servito magistralmente in verticale da Carcalis. 1-1.
Il pareggio tuttavia dura soltanto 2 minuti, perché ci pensa Matino di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo a riportare in vantaggio la Cavese. Poco dopo però è di nuovo parità, contatto, Castagna, Gatto in aria e calcio di rigore dal dischetto. Letizia fa 2-2, equilibrio ristabilito. Spingono nel finale i campani, che non si accontentano del pareggio ma non riescono mai ad impensierire seriamente Borghetto. Finisce così in parità al Simonetta Lamberti. Sesta X in campionato, la prima della gestione a mancine per il Bisceglie, che sale in 17ª posizione a quota 12 punti. Tra C2, la Serie D e la C di adesso, ci sono molte differenze secondo te? Vabbè sì, poi dipende sempre dagli anni, Sergio. Dal tipo quest'anno la Serie D, il girone H, penso sia un girone che si avvicina alla vecchia C2 forse. La Serie C pure un girone, soprattutto il girone C, un girone abbastanza competitivo, diciamo, con le squadre campane che stanno facendo un po' fatica, però comunque ora non lo sto seguendo benissimo, però la Casertana, tranne le ultime partite, si era ripresa un po'. Poi c'è l'Avellino che è in ripresa con Capuano al comando, e la Cavese che sembrava gli aver dato la svolta a un campione che ora ha avuto qualche stop, se non sbaglio, con questo pareggio. Anche no, ha vinto la scorsa in casa, se non sì. Poi adesso ha preso col Bisceglie. Col Bisceglie, sì. L'ho visto. Eh sì, è una serie molto molto particolare. Umberto, dimmi. Se tu dovessi fare una classifica del cinema, del la cinema. Serie A, la B, la C, quale... Una classifica del cinema a che livello? Di, diciamo, di film, di attori? Di film io preferisco un film che mi sta proprio nel cuore, Il Nuovo Cinema Paradiso. È un film che io ho visto, ho amato, e ogni volta che lo vedo piango perché mi emoziona tanto. E poi, secondo te Benigni si è un po', si è un po' ispirato al Cinema Paradiso, nella vita è bella, no? No, ha avuto questa. Lui si è ispirato alle vicende accadute in quelle situazioni, diciamo. Degli ebrei, e quindi ha avuto forse un'ispirazione diversa, ma non proprio a quel film là. È stato un grande film, anche quello di Benigni, La vita è bella, ma un film che poi anche mi è rimasto nel cuore, Il postino con Massimo Troisi, perché è stato proprio l'ultimo film, ma un'interpretazione meravigliosa, emozionante. Un Troisi diverso, un Troisi amaro e anche sofferente. Quella sua sofferenza l'ha portato a fare un film eccezionale, secondo me da Oscar. Ecco, tu adesso noi abbiamo girato 3 film, sì. Nuovo Cinema Paradiso, La vita è bella e Il postino. Tutte e tre sono film celebri perché le loro colonne sonore sono celebri, sì. O mi sbaglio? Come no, Ma la colonna sonora a questo punto è mezzo film, non mi sbaglio. La colonna sonora è tutto nel film, è molto importante perché fa capire l'emozione che in quel momento vuol trasmettere l'attore, lo stato d'animo, e quindi porta anche lo spettatore in quel determinato stato d'animo, che è una cosa molto molto importante, come anche poi importante la fotografia. Sono le riprese, la color, ci sono tante cose importanti nel cinema che io piano piano sto capendo, però certamente non sono un tecnico, però capisco che per fare un film ci sono varie e molte difficoltà, dal montaggio alla color, ai suoni, alla fotografia, alla musica, a mettere tutto insieme il sonoro con il parlato, a non avere il volume troppo alto, quindi ci sono tante situazioni che non è semplice. Il film sembra una cosa, cioè andiamo a fare il ciak, poi se non va bene lo facciamo un altro, no, perché poi ci sono anche loro che stanno dall'altra parte, che lavorano un'intera giornata, e se prendono un attore che già al primo, al secondo, ma dico al terzo ciak, già la scena va bene, loro sono più gratificati perché lavorano tanto, i cameraman, i macchinisti lavorano tanto, chi sta dietro lavora tanto, ma proprio tanto, perché preparare un set non è semplice, devi vedere anche la giornata, se sono, ci sono le esterne da vedere, la luce, quando arriva quella luce, se ci sta quella luce, se la giornata è uggiosa, è piovosa, ci sono tante situazioni da vedere, non è semplice. Ma volevo chiederti anche un'altra cosa a proposito, per quanto riguarda invece le tue performance, devo dire quanti sono i film, con chi hai fatto questi film? Allora, io ho avuto la fortuna di iniziare con Alessandro Siani in Si accettano miracoli,
fece questo provino a Salerno e andò bene, perché mi resi conto subito dall'inizio che andò bene. E poi con Bastollo ha fatto un film per la Regione Campania e per la Comunità Europea, 45 Woodvine. Poi ho fatto sempre con Bastollo Passepartout, un film che abbiamo girato nel Cilento, al Ceraso, dove ho avuto una bella parte con Mattioli, Giacomo Rizzo, Gianni Parisi, un bel cast di attori giovani. Magari con... Bernardino te lo devo vedere questo film, perché nel Cilento lui fa il vigile urbano. Poi ho avuto questa fortuna. Lo trovo su Passepartout ancora no, fra poco arriverà su internet. Quando arriverà su internet, Passepartout, guardatelo, perché è troppo bello, c'è pure Vallo. Poi ho avuto questa cosa di fare questa scena con Sergio Castellitto, nel Sindaco Pescatore, da Ciaroli, e poi queste scene che ho fatto con Bucci Rosso, con Salemme, la Filangieri, Max Tortora, Serena Rossi. È stato un bel momento che ho vissuto a Napoli con la famiglia Vanzina, ma anche a Roma, una famiglia eccezionale, una famiglia stupenda, una famiglia che anche all'ultimo, che ero io, ha fatto sentire importante, portando su una passerella comunque importante come era quella di Napoli, del Metropolitan, tutti quanti uguali, tutti quanti insieme. È stata una bella soddisfazione, ecco. Invece con Gasparro? Con Gasparro ho fatto Qui non si muore, quest'ultimo film, è Il cielo guarda sotto, con un film stupendo, una bella chicca, bellissimo, che parla dell'autismo, e lo girai a Torino. Poi è nata con una bella amicizia tra di noi, Roberto, nel prossimo progetto che sarà imminente, ha pensato anche a me, quindi ne sono grato e felice di questa cosa, ecco. Vogliamo dire qual è il prossimo progetto? Il prossimo progetto sarebbe un film che si dovrebbe girare ad Agropoli a Capaccio. Se il comune di Agropoli capisce che bisogna sponsorizzare questo territorio anche così, perché attraverso il cinema si può sponsorizzare un territorio, si può sponsorizzare Agropoli e tutto il Cilento, facendolo conoscere meglio a livello proprio nazionale, perché ci sarà la presenza di cast importanti, di attori. Quindi il comune dovrebbe affiancare questo progetto e non lasciarlo un po' nell'indifferenza. Io chiedo da questa telecamera al sindaco, all'amministrazione comunale, di dare una mano a Roberto Gasparro, perché è un ragazzo che merita, un ragazzo che ha qualità e che porterà da proprio un prodotto eccezionale, perché è un film bello, perché parlerà di plastica, parlerà di amore, parlerà di rapporti familiari. Un rapporto è bello, è una bella storia, una storia forte e bella, quindi può dare un grosso slancio anche ad Agropoli a livello turistico, paesaggistico, commerciale, e chi più ne ha più ne mette. Quindi chiedo di dargli una mano, non lasciarlo nell'indifferenza, perché purtroppo capisco i vostri problemi, perché dovete apparare a uno, dovete apparare a un altro, ad apparare a chi là, a chi là, a chi là. Però molte volte nella vita bisogna fare delle scelte, bisogna dire no a certe situazioni, avere il coraggio di dire no, per dire sì a delle cose importanti, perché questo è un grande progetto. Non c'è da che con nessuno, però basta, non ne potete più. E tante situazioni così, tante per, non solo per. E bisogna fare qualcosa di concreto, qualcosa di vero, di essenziale, perché poi lui ha dimostrato di meritare. Non ultimo ha preso un premio a Salerno, dove non tutti vengono premiati, e quindi qualcosa di buono ci sarà sicuramente. Mi piace il cinema. Sì, mi piace molto. Non ho un genere particolare, mi piace il cinema in generale, diciamo. Andrai a vedere qualcosa di questo? Sì, no, ma giovedì vado. Viene? Sei mio ospite. Vogliamo dire giovedì di cosa farà il teatro. Allora, giovedì io invito tutta Agropoli, ma guardate, siete una popolazione stupenda. Io vi voglio bene, ma tengo il tuo cuore, però giovedì 5 dicembre dovete venire tutti quanti al Cine Teatro di Filippo di Agropoli, perché ci divertiremo insieme. Uno spettacolo, quante storie, uno spettacolo dissacrante, ironico, satirico, dove si dicono anche delle verità che possono fare anche male, però dette in maniera leggera, in maniera satirica, in maniera ironica. Si parlerà di teatro, ci sarà la musica del buon Costantino Caruccio con le sue canzoni e la sua grande chitarra, ci sarà Rita Polidoro con le sue coreografie e il suo ballo. Quindi sarà uno spettacolo complesso e di una regia eccezionale, quale di Gianni Parisi, un attore importantissimo, non ultimo ha fatto Don Gerlando Levante in Gomorra, è un attore che sta dando tanto al cinema e al teatro a livello nazionale. Sarà con me presente in scena con una video proiezione, e quindi io vi aspetto. Venite giovedì 5 dicembre, ore 20:45, Cine Teatro di Filippo, con le nostre storie, che sono tante storie, ma sono storie che vi faranno riflettere, ma soprattutto divertire.
io aspetto, se non venite Marocco, guardate, ma facete sta male, perché poi dopo faccio tante per voi, e fa che Marocco non venite un teatro, forza, abbandonate questa televisione che genera solo violenza adesso. Però la gente ti vuole bene, non ti ha mai la gente vuole ridere pure, e noi facciamo ridere e riflettere, lo so che voglio, e perciò li invito al teatro tutti quanti. Allora spiega, lui verrà a dire questa non è una commedia, è un... Questo è un collage di situazioni, ecco, ci sarà un filo conduttore che è il teatro, si parte con la storia dell'uomo e poi arrivare alla situazione di sfruttamento femminile che è successo già anni e anni or sono, ai tempi degli Angioini Aragonesi a Napoli, con le meretrici. Poi ci sarà un passaggio con Ferdinando di Borbone, che parlerà un po' in maniera satirica e ironica del nostro sud e del nord, questo rapporto che ci sta fra il regno delle due Sicilie, il regno di Napoli con i Savoia e Magliana Galletti, Castellammare, che non sa voi altro, che sa Moscia subito, buongiorno amici, venite un teatro. E poi dopo ci sarà una seconda parte che è molto più dissacrante, perché parleremo di preti, parleremo di sanità, quindi ci sarà di Costituzione italiana, e ci sarà un momento molto bello dove un mio intervento fra il pubblico che è molto molto divertente, quindi spero di essere in forma il 5 e di divertirvi. Venite, perché è un bel percorso teatrale, veramente. Secondo te sarà in forma giovedì? Sicuramente. Io già sto in forma poco. Non ti preoccupare. Voglia. Marco, ma tu sei in forma, scusami. Stai in forma tu? Per niente proprio. È un momento di vita che stai attraversando brutto, eh? Io ci fa una visita a te. Ti ha già senduto il vero. Ti ha messo sotto controllo a te. No, Marco è un personaggio molto, molto... particolare. Giovedì sera ti divertirai, perché porta tutta la Jamison. Ah, veramente, porta la squadra. Due veniamo sicuri. Beh, se vuoi portare amici, senza problemi. Noi basta con un 17, me lo fai sapere, senza problemi. La prevendita come va? Dici la verità. La prevendita adesso non è troppo... Non va troppo bene. Fiacca, per la prima volta questa prevendita è fiacca, non capisco il perché e il per come. Allora io perciò mi sto esortando a venire a teatro, a comprare i biglietti in prevendita oppure venire al botteghino, proprio per questo, perché quando c'è pubblico c'è sempre un altro spettacolo, perché il pubblico è una parte importante dello spettacolo, è una parte principale dello spettacolo, perché uno spettacolo vuole il pubblico, e con l'attore, con la presenza del pubblico, ha una marcia in più, ecco, secondo me. Certo, noi adesso invece parliamo di Serie D. Il girone H vede una squadra al comando che è il Bitonto, che è una squadra molto particolare, vero? È una squadra molto attrezzata anche, Sergio, con giocatori importanti di livello, completa in tutti i reparti, secondo me, e sta facendo un ottimo campionato, dove subisce poco e concretizza le azioni che produce in avanti. E non a caso è al comando con squadre come Foggia, Taranto e altre squadre di blasone, diciamo. Ieri ha pareggiato a Foggia, quindi... Sì, 0-0, qua, senza subire, senza concedere. Ora non ho visto le immagini, ma è una squadra che concede pochissimo e sfrutta al meglio le occasioni che crea. Volevo chiederti, ma secondo te questo Taranto, che succede? Il Taranto sembrava che avesse cambiato rotta con l'arrivo di nuovo del mister Panarelli, però ora sono due partite che non fa punti. Una in casa con Gravina, ora non so dove ha perso, non ricordo. Forse a Fasano. Sì, che Fasano. A Fasano, fra poco vedremo le immagini. Comunque, col Gravina non me l'aspettavo, non perché il Gravina fosse una squadra materazzo, diciamo. Però comunque il Taranto in casa, con questa inversione di rotta, pensavo facesse solo la partita. A Fasano ci sta, perché secondo me poche squadre vinceranno a Fasano. Quindi comunque una squadra attrezzata, quindi ci poteva stare uno stop a Fasano. Però penso che il Taranto come organico non si discute, nel senso che è composto da giocatori importanti, però deve trovare, non lo so, la giusta quadratura, forse, non lo so. Ma delle squadre che avete affrontato con la Jamison, qual è quella che ti ha impressionato? Mi ha impressionato di più, oltre a, come uomini, oltre al Taranto, è stato il Cerignolo, dove abbiamo sofferto molto le individualità che avevano, diciamo. Anche se abbiamo fatto comunque il nostro gioco, però abbiamo perso la 2-1 contro una squadra che ha giocato molto bene, diciamo. Io ieri ho visto il Cerignola all'Agropoli, fra poco vedremo anche le immagini di Cerignola all'Agropoli,
praticamente non ho visto una grande squadra, benché sia attrezzatissima in avanti, aveva Rodriguez, Sansone e Marotta, quindi ha segnato Longhi, che ha giocato in Serie A per tanti anni, proprio come Sansone, cioè i giocatori che su Cerignola secondo me ce li ha tutti, ma non ha migliorato il gioco forse. Diceva che con... però ha vinto, giusto? Si sì, ha vinto 1-0. Mentre con Mister Steola, dove sta trovando punti. Con 4 vittorie consecutive. Con Mister Potenza invece, che noi abbiamo giocato là contro, quando c'era ancora alla guida Mister Potenza, aveva un gran gioco, noi avevamo visto anche le immagini delle partite precedenti, prima di affrontarlo, dove giocava benissimo però non riusciva a fare punti. Ora si è invertita questa cosa, però penso che sono più contenti così a Cerignola forse, di fare punti e giocare un po', diciamo, non benissimo. Più pragmatici. Sì. Tu secondo te perché in questo girone sono già cambiati 12 allenatori? Forse perché le società cambiano per prevenire, diciamo, per non trovarsi poi a fare i conti alla fine, che manca poco tempo, non lo so, questa è l'unica spiegazione che vedo, essendo un girone difficile, vedono che le cose magari vanno non benissimo e cercano di cambiare quando c'è ancora tempo davanti, forse. Ma secondo te il fatto che si sia cambiato tanto ha abbassato un po' il livello tecnico del campionato, perché le squadre si devono sempre poi rimettere in sesto, devono cambiare sempre? Non lo so. Io non vedo grandi partite in questo campionato. Sì, sì, sicuramente ci sono risultati dove chiunque può vincere con chiunque. Questo non c'è la squadra che dove dici poso i tre punti, oppure la squadra dove hai tre punti sicuri. Questo sicuramente. Però certo che questi cambi tecnici numerosi fanno pensare, questo sicuramente. E noi andiamo a vedere il primo treno di partite della Serie D, ricordando che il Bitonde al comando con una serie di Battistrada, il primo fra tutti il Foggia che è a due punti. Allora vediamo: Bitonde Foggia, Gravina Nocerina, Andria Sorrento, Francavilla Casarano. Di gol neanche l'ombra e posizione in classifica delle due contendenti che restano cristallizzate. Comanda sempre la capolista Bitonto, insegue sempre a due lunghezze di ritardo il Foggia. Finisce senza reti la sfida di cartello della 14ª giornata di Serie D. Spettacolo sugli spalti. Il sold out vale il record di incassi al Città degli Ulivi. Poche emozioni invece sul rettangolo di gioco. La partita è maschia, spigolosa e molto spesso spezzettata da falli. Padroni di casa con il solito 3-5-2. Taurino rilancia Marsili dal primo minuto. Tandem d'attacco composto da Patierno e Lattanzio. Gli ospiti invece si affidano in avanti al centro boaia d'Aresta. I neroverdi ci provano su calcio di punizione in apertura. Marsili scodella in aria. Gargiulo non trova per poco l'impatto con il pallone. A metà frazione la replica del Foggia. Fumagalli rilancia. Iadaresta la tocca di testa. Tortori si fa però neutralizzare la conclusione da Figliola. Scarseggiano decisamente le emozioni. Prima del riposo, sul calcio d'angolo battuto da Marsili, Lattanzio non riesce a coordinarsi come avrebbe voluto. Traiettoria alta. Dalla parte opposta invece sbaglia la mira pure Cittadino dal limite dell'area. 0-0 all'intervallo. Il leitmotiv della contesa non cambia anche al rientro dagli spogliatoi. Solo l'avvio è più vivace. Punizione di Cittadino, blocca con sicurezza Figliola. Piarulli dalla parte opposta fa irruzione in aria ma si perde sul più bello. Risolvono per il Foggia Fumagalli e Viscobi. Proteste poi dei padroni di casa per una trattenuta in aria ai danni di Lomasto, ma Perri della sezione di Roma 1 lascia correre. Episodio clou prima dell'ora di gioco. Patierno, lanciato in profondità da Terrevoli, viene atterrato al limite dell'area da Salvi. È rosso diretto per il giocatore del Foggia. Ospiti in 10 uomini. La squadra di Ninni Corda, in inferiorità numerica però, stringe bene le maglie difensive. Squillo, Bitonto a metà frazione. Lattanzio lavora nei pressi della bandierina. Patierno fa il velo per Biason, che però conclude in maniera debole e centrale. Non riesce ad essere brillante in fase di costruzione la squadra di Taurino, nonostante l'uomo in più. L'ultimo sussulto è addirittura del Foggia con Gentile, che però dalla distanza non inquadra lo specchio. Finale nervosissimo, ne fa le spese Taurino, allontanato dalla panchina per proteste. Idem Biason, espulso dopo il triplice fischio. Salterà il derby casalingo di domenica prossima con la Fidelis Andria. Stesso discorso per Patierno, diffidato ed ammonito. Finisce 0-0 al Città degli Ulivi. Arriva il decimo risultato utile consecutivo, di cui 7 successi per i bitontini, che confermano così il primato solitario in classifica del girone H. Porta a casa un punto e resta a meno 2 dalla vetta il Foggia, capace di reggere per oltre mezz'ora con l'uomo in meno. Risultato sostanzialmente giusto.
Pari pirotecnico di scena al vicino nel match tra Gravina e Nocerina. Succede tutto nel secondo tempo con due reti per parte. Il Gravina, reduce dal successo di Taranto, vuole continuare a sognare. La Nocerina cerca il riscatto dopo il tonfo interno con la Fidelis Andria. Fischio d'inizio ed il primo vero squillo del match arriva dagli ospiti. Conclusione di Carrotta centrale parato dall'Oliva. Il Gravina risponde al 23esimo con il cross di Santoro ed il colpo di testa di Dentamaro. Facile presa per Scolavino. Al 37esimo, occasione per i padroni di casa. Santoro colpisce il palo sulla ribattuta, segna, ma l'arbitro non convalida per fuorigioco. Il Gravina non ci sta e continua a spingere con Chiara Dia, che semina il panico in aria, palla allontanata tempestivamente dalla difesa. Prima dell'intervallo ci prova Gogovski su punizione, tiro parato in presa da Scolavino. 0-0 al riposo. La ripresa sarà ricca di emozioni e gol. Liurni spaventa l'Oliva con una conclusione parata facilmente a terra. Il Gravina risponde con Santoro, fermato tempestivamente sull'out in angolo. Dopo tocca a Chiara Dia salire in cattedra, diagonale messo in corner. Sugli sviluppi dello stesso, al 58esimo, ancora Chiara Dia che stacca ed è vantaggio per il Gravina, che festeggia con i propri tifosi. La risposta della Nocerina arriva all'81esimo sugli sviluppi di un calcio piazzato. La palla resta in aria, Iannini fredda l'Oliva sotto misura per la rete che vale il pareggio. I Murgiani accusano il colpo ed un minuto dopo in contropiede Liurni serve in aria Pozziello per il tap-in che sigla il sorpasso della Nocerina. Vicino freddato dall'1-2 degli ospiti, sembra finita ma il Gravina trova la forza per reagire. All'85esimo Silletti da lontanissimo guarda la porta e lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Scolavino e 2-2, un match incredibile in questo secondo tempo. Nel finale il Gravina prova anche a vincerla con la rovesciata di Di Modugno parato senza problemi. Triplice fischio e 2-2 il finale, un punto tutto sommato positivo per entrambe le formazioni. È un pari tutto di rigore, quello maturato al degli Ulivi tra Fidelis e Sorrento, un pari in un match in cui la formazione andriese ha a lungo accarezzato il sogno dei tre punti, un pari che serve ai campani per allungare invece ad 11 la serie di gare utili consecutive. Nel 4-3-3 disegnato da Maiuri, squalificato e sostituito da Scotto in panchina, Herrera si muove molto nel tridente d'attacco accompagnato da Vitale e Figliolia. È una Fidelis diversa, molto meno timida delle ultime viste al degli Ulivi, più sbarazzina e più intraprendente, e lo si vede sin dalle battute iniziali. Variale viene ammonito dal severo Monesi di Crotone, che poi sarà a suo malgrado uno dei protagonisti del match, dopo neanche un giro di lancette, ma è sempre il numero 24 andriese ad inaugurare la carrellata di conclusioni verso la porta del Sorrento con un tiro alto. Si muove con sicurezza il tridente offensivo andriese, con Tedesco a fare a sportellate. Ci prova poi Palazzo per due volte, la prima con una conclusione alta di poco dopo un servizio di Nannola e la seconda di prima intenzione dopo un'azione in velocità su assist di Montemurro, che finisce centrale tra le braccia di Scarano. Fa tutto la Fidelis, e dal 17esimo il curioso episodio che coinvolge il secondo portiere andriese, il giovane D'Andrea, che prima viene ammonito e poi espulso direttamente dalla panchina per proteste. Ma la squadra di Catalano non si scompone e continua a macinare gioco con la punizione di Dalla Bona dei 25 metri, alta di poco. Ci prova anche Nannola, sempre più sicuro nel gioco della Fidelis, di testa su cross teso di Di Filippo, sfera tra le braccia di Scarano. All'alba della mezz'ora il Sorrento a farsi vivo in avanti con un colpo di testa di De Rose, che Segantini salva con una mano in corner. Poi l'episodio che cambia il volto del primo tempo. La Monica interviene in modo pericoloso e scomposto su Tedesco e per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto si presenta Palazzo, che con un piccolo brivido beffa Scarano e porta avanti i suoi. Settimo centro stagionale per l'attaccante andriese. La reazione Sorrento però è immediata ed arriva con Herrera, che direttamente su punizione da destra coglie la parte alta della traversa. Il tiro di Figliola nel cuore del recupero chiude la prima frazione di gioco. Corre subito ai ripari Scotto, che inserisce Cassata per dare più verve al suo attacco, ma il primo pericolo arriva solo dopo 10 minuti con Cesarano da destra, ma il tiro è al lato di poco. La replica immediata della Fidelis arriva con un contropiede veloce, ben orchestrato, partito dalla caparbietà di Di Filippo, proseguito dai piedi di Montemurro, sino alla conclusione di Palazzo, che Scarano non trattiene, ma nessuno è pronto al tap-in vincente. I campani però avanzano il proprio baricentro e sfiorano il pari con Vitale, che si ritrova tutto solo nel cuore dell'area di rigore, ma la sua conclusione lambisce il palo. Catalano capisce che la sua
sua squadra soffre troppo e cambia modulo con un più prudente 3-5-2 ed il ritorno di Zingaro a destra a complicare i piani del tecnico, però ci pensa l'infortunio muscolare a Di Filippo che in uno scatto si ferma e chiede immediatamente il cambio. Della Corte adattato a terzo di difesa e Sorrento avanti con il tiro di Vitale ben deviato da Segantini, alla mezz'ora rapido contropiede Fidelis con Variale che si fa anticipare al momento del tiro in corner, poi la gara si assopisce, ma quando sembra tutto scritto arriva l'ingenuità di Variale che trattiene a lungo Cassata, fermandolo poi nel cuore dell'area di rigore. Per il direttore di gara è penalty e dal dischetto il solito Herrera non lascia scampo a Segantini. È 1-1, ma la squadra di casa ha ancora due importanti sussulti. Il primo con lo stesso Variale che calcia dal limite ma la sfera viene deviata dall'estremo difensore, e poi allo scadere del recupero con Palazzo. L'attaccante andriese salta due uomini in piena area e tutto solo davanti a Scarano si fa toccare quel tanto che basta il pallone da Fusco che neutralizza l'azione. Non c'è più tempo, ma al degli Ulivi sono comunque applausi per una Fidelis decisamente diversa che domenica sarà di scena sul campo della capolista Bitonto. Continua la scia positiva di risultati per il Cassarano che con il minimo sforzo espugna lo stadio Fittipaldi superando 1-0 i padroni di casa del Francavilla e portandosi a ridosso della zona playoff. Parte benissimo la squadra di Bitetto che al secondo minuto è già in vantaggio. Quinto regala la palla al Russo che tutto solo davanti a Caruso non sbaglia e firma l'1-0. Il Francavilla non ci sta e al 12° Nolè viene steso così da Altumi. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto però lo stesso Nolè calcia al lato. Alla mezz'ora nuovo regalo della difesa lucana, ma questa volta Russo calcia al lato. Nel finale di frazione il Casarano potrebbe raddoppiare, ma la conclusione di Feola tutto solo al centro dell'area finisce clamorosamente alta. In avvio di ripresa brividi per Altumi che vede il colpo di testa di Cadrera su punizione di Fior del Mundo stamparsi sulla traversa. Poi i ritmi calano e nel finale di frazione i salentini sfiorano il raddoppio con il colpo di testa di Nolè che per poco non beffa il suo portiere e la rassoiata di Russo respinta da Caruso. Finisce 1-0 per il Casarano al quarto risultato utile consecutivo in vista del prossimo difficile derby contro il Fasano. La Jefferson ha un pochettino subito in maniera un po' troppo traumatica il cambio di panchina, secondo me, mi sbaglio. Diciamo che siamo partiti benissimo a Brindisi con il nuovo mister vincendo 2-0. Poi in casa con Casarano contro una grande squadra, ecco qua, sempre a livello di organico, abbiamo concesso pochissimo, quasi niente, però non siamo riusciti a fare gol e quindi a sbloccare la partita ed è terminata 0-0. E poi la prima sconfitta l'abbiamo da Nardò, appunto, dicevamo, con quegli episodi. Ora, ieri abbiamo pareggiato 0-0 e il problema è che non riusciamo a sfruttare le occasioni che creiamo. Siamo poco concreti sotto porta, diciamo, perché nelle non so quante partite abbiamo fatto in casa, abbiamo subito un gol contro il Taranto e abbiamo fatto solamente 3 gol. Questo non per caricare tutta la responsabilità sull'attacco, perché comunque non fare gol è una cosa che comporta, interessa tutta la squadra. Però parlano i fatti, il nostro punto debole, cioè quello che ci manca è la fase realizzativa, che rende colpevoli tutta la squadra partendo da me magari. Ti ha salvato in calcio d'aria, perché il punto debole non parla dai, voglio che non attacchi. No. Cioè, quando si parlava del record, io ho sempre detto scherzo. Era merito per prima degli attaccanti che facevano una grande fase difensiva. Ora è colpa di tutta la squadra, però quello che ci manca è il gol, è una cosa palese. Ti voglio fare una domanda, scusami, ma pensi che sia sempre colpa dell'allenatore? Quando una squadra non gioca bene, quando... Perché in campo comunque ci vanno gli uomini, ci vanno questi calciatori. No, ma infatti... tu cosa pensi? In generale, nel nostro caso, sì. C'è stato un cambio tecnico, dove hanno preso un tecnico di assoluta esperienza. Squillante. Confronto ad uno che magari era meno esperto, però noi giocavamo non male anche prima, noi facevamo un buon gioco e il problema era sempre in fase di concretizzazione. Sempre loro sono attacca a me, ma non ci sta attaccando. Eravamo convocato qua. Varela. Il nostro attaccante è argentino. È un grande attaccante, fa reparto da solo. E in questo momento gli manca il gol. Si era toccato a Brindisi facendo un gol. Ma quello di fargliene annullano sti gol. Un gol a Cerignola da attaccante vero di testa
è stato annullato. Poi ha fatto quello a Brindisi, un gran gol, se lo vedete. E poi... Ha sbagliato il rigore contro la Croce. Vabbè, sì. Ha fatto il piacere. Prima. No, vabbè, ma chi sei, gli attaccanti così sono, sono a momenti, sai, sono annate. L'anno scorso era il giocatore che hanno preso dal Genova, l'attaccante il Milan, perché Piontek faceva gol a Grappoli, come toccava la palla faceva gol, ma non sa stoppare neanche la palla quest'anno. È una cosa incredibile, è un momento fisico, mentale, è come si trovano, hai capito? E che stai, secondo me sono proprio gli attaccanti, hanno queste caratteristiche, ecco. Cosa cambiava? Ma fisicamente sta benissimo Marella, cioè fa reparto da solo, come ho detto, lo prenderei sempre nella mia squadra, perché veramente fa il lavoro sporco di una squadra, fa salire la squadra. Ovviamente non gli sta girando bene sotto la fase realizzativa, diciamo. Secondo te il mercato cosa cambierà? Questo non solo della Gemisio in generale. Ah, in generale, beh, sicuramente penso che il Bitonto non tocchi niente, non lo so, perché sarebbe, cioè davanti comunque è un reparto offensivo importante. Non lo so se squadre come Foggia, Taranto faranno rivoluzione, oppure sicuramente si miglioreranno se potranno. Questo è sicuro. Quindi il problema è per noi che lottiamo per la salvezza, e che le squadre si attrezzeranno sicuramente, anche le squadre che stanno dietro di noi, che lottano, che credono nella salvezza come crediamo noi d'altronde. Io voglio dire sempre delle amare verità, e per me una verità straordinaria è quella che non è che la Gerbison ha il migliore portiere della categoria, ma secondo me la Gerbison ha anche il migliore presidente della categoria, che è Puglisi. Un personaggio di un spessore intellettuale, pratico, elevatissimo, secondo me. Io l'ho conosciuto quest'anno, diciamo, l'ho conosciuto già l'anno scorso, mi sembra, tramite il vecchio presidente, di persona. Però quest'anno che sono andato proprio a contatto, perché lui è il primo anno da quando sì, io sono dai 5 anni che è presidente. Sicuramente ha dato una svolta a questa... ha voluto far vedere la sua mano, diciamo, sia come impegni societari con i calciatori, che... sia come il rinnovamento dello stadio e tante altre cose, che sono dettagli che fanno la differenza, secondo me, al fatto che ha coinvolto altri comuni, il comprensorio, queste cose qua. Queste sono cose importanti, secondo me, per la Gerbison, per Ballo e per la per ogni giocatore, diciamo. Pure, perché sì, sì. Vi sentite più motivati anche. Sì, sicuramente rappresentiamo più territori. E poi ho detto una cosa che è positiva anche per chi guarda da fuori. Il pubblico di Vallo è sempre un pubblico caloroso, è un pubblico che non abbandona la squadra, un pubblico che contesta quando si deve contestare, ma riesce a comprendere anche la validità dei progetti che si fanno. Sì, quest'anno più degli altri anni c'è stato anche un dato, non so, un articolo che è uscito, che è molto presente la gente quest'anno allo stadio. Questa è una cosa che fa piacere, perché, come detto tu, poi ci stanno anche le critiche, ci stanno anche il fatto di avere qualche cosa da dire, non lo so, tipo quando le cose non vanno bene. Però una cosa che fa piacere è avere i tifosi allo stadio, perché danno quella carica in più, ti supportano, e quindi è una cosa che fa sempre piacere, diciamo. Poi lo stadio è bello, ci vettura lo stadio della Gerbison, è vero, no? Sì. Quest'anno è stato anche rinnovato, come vedi, da un'immagine più bella, più pulita, diciamo. Questo, Umberto, capita quando ci sono delle amministrazioni che lavorano. È caduto, sì, lo so accorto. Che è caduto. Si è accorto che sarò bene i soldi, non ci sta niente, lo vedi. Ma l'amministrazione lavora. Io, per esempio, lo stadio qua da Cropoli, il vecchio Landolfi l'avrei rifatto di nuovo. L'ho fatto vedere, non sapeva che c'era. Perché là, secondo me, erba sintetica, una bella tribunetta, una bella situazione, bombosa ai lati, che non si facevano male sicurette e tutto, fare uno stadio proprio qua, vederlo del centro di Agropoli, portare la gente, perché la gente si è allontanata dal calcio ad Agropoli anche per questo. Perché io ricordo quando ero giovane che giocavo un poco così con i giovanili, e ricordo che la gente qua ad Agropoli, anche gli allenamenti, c'erano 700-800 persone, 400-500 persone. Quindi portare il campo, lo stadio, ben venga quella struttura, perché è sempre buona questa è una struttura così, però secondo me forse attualmente è troppo grande per il progetto Agropoli. Forse portare la squadra qua su un sintetico, un campo fatto qua al centro di Agropoli, creerebbe un altro entusiasmo, un altro
avvicinamento allo sport anche da parte delle famiglie, anche i bambini, anche i giovani possono guardare e vedere una partita, perché comunque stare al centro già è un'altra situazione. Però adesso, quando fu asfaltato il campo, l'unico che si oppose fui l'unico che si oppose nella città. No, vabbè, adesso poi il parcheggio, tutto, il 100% delle persone... Ma perché adesso il parcheggio è tutto a pagamento. E allora il parcheggio si paga, che si paga un po' dappertutto. Io dico, non voglio toccare la politica perché... Lo dico io. Vabbè, lo dico, non voglio toccare la politica perché però abbiamo a fine mille una notte. Allora voglio dire, adesso tutto a pagamento. Là, come sta adesso la situazione, anche così è abbandonata, succedono degli atti un poco chiari, ci sono delle persone poco chiare che... paghiamo due volte, perdiamo le strisce blu e paghiamo anche queste persone poco chiare. Perché ti fanno sfrecci nella macchina, perché si mette in luce il e da mille, e quindi non c'è un controllo. Se io devo pagare, devo avere un controllo. Se io pago, mi devi dare il controllo. Perché non è possibile che in Italia, non solo d'Europa, si paga per non avere nulla. Non avere il diritto alla salute, non avere il diritto alla sicurezza, non avere il diritto di portare i propri figli a scuola, in una scuola che funzioni, che abbia le fondamenta giuste, perché la scuola... non sappiamo neanche la stagionalità di queste scuole come non sono, perché in Campania abbiamo questi problemi contingenti non solo ad Agropoli. Quindi se il cittadino paga e paga molto, deve avere anche i servizi, ma i servizi non si hanno mai. Una nazione che si paga solo e poi sempre qui, sempre qui, sempre qui, non abbiamo mai nulla, non hai capito. Paghiamo anche la carta igienica per portare i nostri figli a scuola. Questa è una cosa incredibile, quindi se io pago devo avere un servizio. A questo punto mi fai pagare il parcheggio? Fammi un parcheggio decente, fammi un parcheggio di entrata e di uscita, metti qualcuno che controlla e io ti voglio lavorare i 2 euro, ti voglio lavorare l'euro, ma così come sta no, perché se devo subire ricatti non va bene. Poi io per esempio una proposta che ho lanciato è che nel periodo natalizio, per favorire un poco i commercianti di Agropoli, i negozianti di Agropoli, i piccoli negozi, perché adesso i piccoli negozi stanno morendo perché muoiono per internet più che per il centro commerciale, perché tutti comprano ormai online, tutti che comprano ormai su questo maledetto computer che ci accisa la salute. Voglio dire una cosa, favorite questi piccoli commercianti, fate sì che Viale Europa, Via Piave e il campo sportivo sia libero per 15 giorni a partire dall'Immacolata fino a dopo l'Epifania. Date un segno, voi amministrazione, di vicinanza ai commercianti, può darsi che vi abbia proprio qualche po' di più. Punto interrogativo. Ciao ciao. Noi invece andiamo a vedere quest'altro treno di partite, che è il secondo. Gladiator Brindisi, Fasano Taranto, Cerignola Agropoli. Noi abbiamo purtroppo la Gemson. Serviva un'impresa, l'impresa è stata, perché il Brindisi avrebbe avuto bisogno di gettare il cuore oltre l'ostacolo per vincere dopo 8 giornate senza successi. L'avversario di turno è di quelli scomodi, il Gladiator. La formazione biancazzurra in settimana si è epurata da diversi elementi. A poche ore dall'apertura del calciomercato Ciullo aveva gli uomini contati. Il tecnico biancoazzurro mette in campo forse la partita migliore dall'inizio della stagione, 3-5-2 per il Brindisi, con tante novità, a cominciare dalla presenza del portiere Over tra i pali, Pizzolato, difesa 3 con Dario Fruce e Iannicello, i 5 di centrocampo sono Boccadamo ed Escu sugli esterni, con D'Ancora, Marino e Pizzola in cabina di regia, in attacco Touré ed Ancora, ancora fuori Granado e Maglie. Veniamo alla partita, 14esimo, ci prova subito il Brindisi, Fruci sfiora il gol. Si capisce immediatamente che la formazione biancoazzurra è in partita come nei tempi migliori. 15esimo, tiro di D'Ancora, ancora senza fortuna. 24esimo, Touré per Marino, para Zagari. Al 35esimo si fa vedere il Gladiator con Landolfo, la partita è piacevole. Pochi secondi più tardi c'è un'occasionissima per il Brindisi, Ancora in assoluto il migliore in campo per Pizzolla, che pecca di egoismo non servendo al centro Touré. Brindisi ancora una volta a un passo dal vantaggio. Passiamo alla ripresa, che si apre malissimo per il Brindisi. Al 6° minuto c'è un piccolo giallo, l'arbitro prima decreta il calcio di rigore per il Gladiator,
Gladiator per un fallo di Pizzolato, poi viene richiamato dal guardalinee che gli fa notare che il calciatore della formazione campana era in fuorigioco, ma il direttore di gara si assume la responsabilità di decretare comunque il penalty. Dal dischetto il bandito del Sorbo non sbaglia, Gladiator 1 Brindisi 0 al primo affondo della formazione di casa. La reazione dei biancazzurri però è veemente, al 14esimo arriva il pari, Cristiano Ancora, sempre lui per il capitano, ed è 1-1, gol importante e pesante quello di Dino Marino, che mette il pallone lì dove non può arrivare l'estremo difensore casertano. Dentro Marzano, fuori Di Pietro per il Gladiator al 19esimo, il Brindisi ribalta addirittura il match con D'Ancora, parte ancora una volta tutto dai piedi di Cristiano Ancora, il centrocampista invece Sasà D'Ancora è freddissimo nel battere l'estremo difensore di casa, Brindisi 2, Gladiator 1, ma non è finita, nel Gladiator esce Di Finizio, entra un altro attaccante di peso, Troianiello, con centinaia di presenze tra Serie B e C. Nel Brindisi fuori Pizzolla, dentro Lombardo che si ritrova e si fa rivedere dopo due mesi di assenza per infortunio. Al 39esimo Touré per Marino che non segna, a due passi dalla porta. Un gol divorato che fa temere il peggio, ma il Gladiator poco dopo resta anche in 10 per l'espulsione di Vitiello. Al 47esimo ci prova nuovamente Cristiano Ancora, conclusione fuori di poco. Nel finale il Brindisi continua ad attaccare, proprio nell'ultimo secondo utile c'è il gol del capitano Dino Marino, doppietta per il calciatore bianco-azzurro, ancora una volta un gol da condividere con Cristiano Ancora. Finisce così, con il Brindisi che batte il Gladiator 3-1, ritrova il sorriso a poche ore dall'apertura del mercato che rinforzerà la rosa a disposizione di Ciullo. Il Fassano detta la legge del curlo e fa suo il difficile derby contro il Taranto, imponendosi con il punteggio di 2-0 dopo una gara molto contratta e sbloccata solo ad inizio ripresa. Nulla da fare per la compagine di Panarelli, che incassa il secondo stop consecutivo e si allontana dalla testa della classifica. Ritmi molto compassati ad inizio gara, al 12esimo fa tutto da solo D'Agostino che si accentra, ma la conclusione dal limite è fuori bersaglio. Due minuti più tardi per gli ionici ci prova Cucurullo con una sventola dal limite, decisiva la deviazione di un difensore di casa. Con il passare dei minuti la pressione del Taranto si attenua e il Fasano prova ad affacciarsi dalle parti di Sposito. Al 35esimo la punizione dello stesso Corvino finisce di poco alta sulla traversa. Un primo tempo dalle poche emozioni si conclude a reti inviolate. Ad inizio ripresa la compagine brindisina trova il vantaggio, lungo lancio di Rizzo, Corvino si invola sulla sinistra e serve in aria Prinari che deposita alle spalle di Sposito. 1-0 e Fasano che va vicinissimo al raddoppio 4 minuti più tardi, palla persa da Allegrini, assist di Forbes per Corvino che tutto solo manda incredibilmente al lato. Il Taranto è incapace di reagire, un minuto più tardi Prinari ci prova dal limite, la sfera termina di poco al lato, poi è Cavaliere a seminare il panico nell'area ionica, la sua conclusione si stampa sulla traversa. Cavaliere che però diventa decisivo al minuto 78, splendida la sua rovesciata che vale il punto del 2-0 e la festa incontenibile del Curlo. Taranto al tappeto e Allegrini che evita il triss all'82esimo con un provvidenziale intervento su Diaz pronto alla conclusione a rete. Nel finale Favetta prova a riaccendere le speranze per i suoi, ma la sua conclusione accarezza la traversa e termina fuori. In pieno recupero c'è spazio anche per il rosso diretto ad Agostino che certifica il momento nero per la squadra rossoblù. Finisce con la festa del Fasano che si issa al terzo posto in classifica, si lecca le ferite invece il Taranto contestato a fine gara dei propri tifosi che vede la testa della graduatoria allontanarsi sempre più. È un gol, l'unico di tutta la partita, che vale oro. Luccica davvero parecchio per il Cerignola, quello realizzato da uno dei suoi elementi più esperti e rappresentativi, Alessandro Longhi, che in avvio di ripresa su corner di Sansone trova di testa il guizzo che fa tutta la differenza del mondo. Ed è così che gli Ofantini espugnano Agropoli con il punteggio di 1-0 e la quarta vittoria della gestione Vincenzo Feula in altrettanti incontri disputati. Ora la zona playoff è distante un solo punto, la vetta invece 7 lunghezze. Squadra che vince non si cambia, la pensa proprio così il tecnico dei gialloblu, che nell'insidiosa trasferta campana si affida allo stesso 11 di partenza che ha vinto la precedente partita casalinga con il Fasano. Rodriguez è il principale terminale offensivo, Marotta, Longo e Sansone agiscono sulla linea dei trequartisti.
pugliesi pericolosi a metà frazione, traversone di Marotta, colpo di testa di Rodriguez, Sanchez c'è, Cozzolino dalla parte opposta sbaglia, la mira Sansone servito da Coletti, non inquadra il bersaglio. Non è una partita spettacolare, colpa anche e soprattutto delle condizioni del campo, pericolo per il Cerignola poco dopo la mezz'ora, non c'è intesa tra Rosania e Cappa, ma Longhi allontana la minaccia e spazza la sfera. E prima del riposo, Agate alza troppo la mira da buona posizione. 0-0 così all'intervallo. La ripresa invece si apre proprio nel segno della formazione ospite che trova il vantaggio in apertura. Sansone batte il corner, Longhi completa l'opera, primo centro in campionato sia per lui che per un difensore del Cerignola. L'ultimo gol del terzino mancino impiegato come centrale da Feula risaliva addirittura al marzo del 2014 in Serie A in Sassuolo-Sampdoria. Longhi andò a segno con la maglia degli Emiliani. Tra i blu cerchiati invece ci fu la rete di Sansone, attuale suo compagno di squadra con gli Ofantini. Insistono gli ospiti, Rodriguez servito da Marotta non incide con la soluzione al volo, l'attaccante cubano non riesce a raddoppiare con la soluzione in lob, replica l'Agropoli ma Kappa è reattivo su Solazzo, si complica la gara del Cerignola poco dopo l'ora di gioco, fallo di De Cristofaro su Camarà e rosso diretto. I pugliesi però, nonostante l'inferiorità numerica, controllano il vantaggio e gestiscono il possesso. L'unica occasione per i campani con l'uomo in più arriva in pieno recupero, ma Camarà spreca tutto da posizione ravvicinata. Vince dunque per la quarta partita di fila il Cerignola, senza entusiasmare ma da squadra vera e con le giuste qualità caratteriali. Ora la zona playoff è davvero ad un passo per gli Ofantini, che con Vincenzo Feula in panchina continuano a non sbagliare un colpo. Siamo con Alessandro Longhi, match winner di questo incontro. Partiamo con una battuta 26 marzo 2014. Siamo andati a ricontrollare anche grazie a Francesco Zagaria, ultimo e primo gol in Serie A di Alessandro Longhi. Sono trascorsi 5 anni e mezzo, oggi un altro gol decisivo, in quel caso il Sassuolo perse 1-2, oggi invece l'hai vinta proprio con questo tuo gol. Avete fatto bene a ricordare quel gol là, ma comunque gol è in tutte le categorie, quindi per fortuna oggi è servito alla vittoria e siamo tutti contenti. In tal senso ti chiedo l'adattamento a Cerignola, cos'è stato per te adattarsi in una categoria completamente differente rispetto a quella che avevi conosciuto fin qui nella tua prestigiosa carriera, e quanta umiltà ci è voluta da parte tua, da parte di Sansone che oggi ti ha fatto il cross per portare a casa questi risultati che sono figli di grandi prestazioni? Sinceramente ne parlavo proprio questa settimana con la mia famiglia, che non pensavo di adattarmi subito e così facilmente sia per la categoria, sia in uno spogliatoio, sia per il gruppo, però io mi ci sono messo e soprattutto mi hanno aiutato tutta la gente che lavora qua, dallo spogliatoio a tutti quelli che ci sono. Va fatto un plauso e un ringraziamento a questi ragazzi per come hanno interpretato la partita. Sapevamo delle difficoltà del campo che non ci permetteva di fare le nostre giocate e ho visto un grande spirito di sacrificio, i ragazzi che hanno lottato, giocare quasi un tempo in 10 non era facile contro questa squadra che in casa si fa valere e soprattutto perché corre, lotta, però ecco, voglio ringraziare i ragazzi per come hanno interpretato la partita. Era una partita difficilissima, noi lo sapevamo, la cosa più importante era vincere, abbiamo vinto meritatamente, anche soffrendo alla fine, ma noi siamo condannati. L'Audace Cerignola è condannata sempre a vincere, ha un solo risultato ogni partita, perciò ripeto, sono contento soprattutto per il carattere che hanno messo questi ragazzi in campo. Non è mai bello esaltare i singoli in una prestazione di gruppo come questa, però il gol è arrivato su assist di Sansone, il colpo di testa di Longhi, due dei uomini di maggiore esperienza per l'Audace, entrambi arrivati dopo tantissime presenze in Serie A e Serie B. Che giocatori ha trovato e come si spiega anche questa umiltà con la quale si sono calati nella parte? È la forza loro, è l'umiltà, non c'è bisogno di Feula che deve giudicare questi ragazzi, perché parla la loro storia, il loro passato, parla... La cosa che mi fa piacere è che questi sono ragazzi umili, ragazzi per bene, ragazzi professionisti al 101% come sono anche gli altri. E la forza di questa squadra è proprio questo, che c'è il rispetto da entrambi, dal piccolino al più grande. Umberto, l'Agropoli. Ah, l'Agropoli. Cos'è l'Agropoli per l'Agropoli ormai? Che cosa è diventato? L'Agropoli, io l'Agropoli non lo vedo da una vita, non vedo più la partita di calcio da una vita. Sbaglio, lo so, ne sono pentito e... ma il fatto che comunque stavo stato laggiù, però forse è proprio un fatto anche, non lo so, è qualcosa che mia, personale, interna, forse non lo so, perché ho qualche sentimento un poco, diciamo,
come ti devo dire, delle cose che non sono andate troppo bene, quindi questo sentimento interno viene fuori e non vado a vedere la partita, però devo abbandonare perché so che sbaglio. Però volevo dire, secondo te perché il calcio dell'Agropoli è uscito un po' dai radar degli agropoli? Ma fare calcio è sempre difficile, fare calcio in questa realtà e in qualsiasi realtà è difficile, perché bisogna trovare delle persone che sono disposte a cacciare i soldini. E i soldini attualmente non è che ce l'hanno tutti. E allora puoi trovare il grande imprenditore che abbia l'interesse giusto, la mentalità giusta e il cuore giusto per fare delle cose, ma puoi trovare anche il grande imprenditore che viene per i suoi interessi, ed è più facile trovare l'imprenditore che viene per i suoi interessi che trovare un imprenditore che faccia le cose, perché è difficile, perché adesso il calcio in D, in promozione, a livello di pro, costa, perché questi devono essere pagati, i ragazzi che vanno là si allenano e vengono pagati, e quindi ci sono molti soldi che si devono cacciare, e questi presidenti molte volte vengono anche abbandonati da soli, perché si parte e poi dopo si arriva che rimane una persona al comando, ed è difficile portare avanti questo discorso calcistico. Io non sono molto addentro, però so che se ci sono i soldi, con i soldi si fa parecchia strada, ecco, si può fare parecchia strada, con buon progetto, con una buona società, ma è tutta un'organizzazione che deve andare bene. Poi c'è stato un periodo in cui i soldi ci sono stati e hanno sperperato l'ira di Dio, perché Agropoli 9 anni di gestione Cerruti, non per colpa soltanto di Cerruti, che comunque va ringraziato per quello che ha fatto. Penso che è un presidente che ha dato tanto ad Agropoli, no? Penso io, se parliamo di Cerruti, no, perché Cerruti penso che è un presidente che ha dato tanto ad Agropoli per 9 anni, sì, che ha permesso ad Agropoli di stare a certi livelli. Ha permesso. Posso assicurare che quest'uomo è rimasto solo, oppure si è visto circondato da persone che non erano chiare. Bravo! E che visto allora ha sgomitato, a cercare di mantenere anche poi, visto che queste persone non erano persone, ma erano personaggetti, e allora ha abbandonato tutto e dice: mo basta, non ce la faccio più. Hanno fatto sfracelli, allora, hanno speso almeno 4-5 milioni di euro in 8-9 anni, vedi. E c'è stata una sola promozione dall'eccellenza alla Serie D nel 2011, nel 2012, e poi una serie di catastrofiche. Puglisi ha rimesso le cose a posto, Taccone l'ha inguaiata al massimo e ora sta cercando di tenere a galla il calcio ad Agropoli. Perché c'è bisogno di bisogno, diciamo, in questo momento proprio l'uomo giusto è bisogno, dice Cugnolo, noi che abbiamo bisogno di bisogno, bisogno fare i suoi bisogni, cioè i bisogni di tutti, e bisogna comunque crescere insieme, bisogna amare questa terra e bisogna amare il calcio ad Agropoli, lo sport in genere ad Agropoli, dall'atletica al basket, al tennis, al calcio, perché lo sport è un motore trainante per questa nostra vita, è un bisogno. Giusto il monologo di Umberto cade come il calcio sui maccheroni, e dobbiamo dire che l'Agropoli ci hanno promesso che interverranno sul mercato, perché la situazione come adesso, fatta di pratiche, di raccomandate, quando dico pratiche sono i giocatori che portano gli sponsor, i giocatori che portano sponsor, perché le pratiche che sono adesso, i raccomandati, i genitori sugli spalti che fanno schifo, devo dire, perché anche mentre faccio la telecronaca e si parla del figlio in tribuna, visto che non c'è una tribuna stampa, vengono nell'orecchio a suggerire, immaginate un po' a che punto siamo arrivati. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, senza controllo, senza niente, è una deriva questo. Cosa ci mette l'arbitro femmina? Poi l'arbitro femmina, non ne parliamo proprio delle guardie femmine che secondo me dovrebbero lasciare il calcio maschile, ma dovrebbero stare nel calcio femminile. Una bella donna, la guardianina, è bella da vedere. È bella da vedere. Perciò non deve stare. Anche l'occhio vuole la sua parte. Sì, ma perciò non deve stare in un campo di calcio. Cioè, perché? Maschile. Ma uno si distrae ogni tanto, ma trovare la distrazione, capito? Allora, voi giocatore, capito? Non è più calcio, come dice Crozza. Tu che ne pensi delle arbitre donne? No, meno male, ti ringrazio, sai perché ti ringrazio? Perché sei vero. Sei vero, perché tutti quanti al quale io ho chiesto, ma gli arbitri donne sì, devono starci, devono venire, se sono brave. Tutta ipocrisia, non ne vuole nessuno. Portare la giacca a Flerno. Ma la giacca sta continuamente, sai? Perché, ma secondo me è rimasta affascinata da te.
Io sono convinto di questo fatto. Dovrei essere come D'Agostino. Perché fascino? Che c'è? Ogni uomo ha il suo fascino. Parlare la sorte è venuta avanti al tuo negozio. Però. Hai visto? C'è un'attrattura, c'è un attrattore. Tu sei un attrattore. Un trattore? No, un attrattore, magari. Quindi è rimasta attratta da lì, c'è venuto di nuovo. Cioè, ritornando all'Acropoli, è una situazione davvero molto drammatica. Credo che la città debba ringraziare Bisogno, come ci vuole fare, perché personaggio che sta davvero mettendo il cuore oltre ogni ostacolo per cercare di portare avanti il calcio d'Acropoli, tradito da Taccone, tradito da sponsor che poi non si sono più presentati, puntuale nei pagamenti. Ma scusami Sergio, ma questo Taccone, cosa incredibile, chi l'ha portato da Acropoli? Se te lo dico... No, dimmelo. Io lo so chi è stato. Pure io lo so. E allora, dimmelo, chi l'ha portato da Acropoli? Dillo tu. Il sindaco? No. No, è chi? Un sindaco. Un sindaco. Ma non il sindaco. Non il sindaco, ah, un sindaco, allora non lo sa, io pensavo il sindaco. Non questo sindaco. Ha fatto la conferenza stampa, sapevo che l'ha presentato, in bomba magna. Ma si conosceva questa persona chi era, i suoi trascorsi, cosa aveva fatto. Come no? Aveva portato la Pellegrino quasi in Serie A. Ma perché? Ma allora perciò è stato portato, era una persona che comunque aveva portato... Non ha mai sbagliato in vita sua, D'Acropoli non aveva mai sbagliato niente. E allora come mai è successo questo? Non si capisce. Non si capisce perché... È un grosso punto interrogativo. No, perché poi ha fatto dei danni. Io mi sono anche affezionato a Taccone come una persona per bene, ci mancherebbe, ha fatto dei danni. Aver portato le genti ad Acropoli è stato uno dei danni più grossi, perché io credevo che certe cose si dicessero soltanto in mezzo alla strada. Abbiamo visto fare alle genti qui ad Acropoli cose vergognose, scandalose, cose mai viste in una società di calcio. Poi a tempo debito avremo modo di scrivere, tante già le abbiamo scritte. Ma quello che ha combinato Liggenti, dalla pratica dei negri alla... Meglio che sto zitto, se no qua arriva tutto a stampa nazionale un'altra volta. No, non parliamo di quello che... Negri l'ho detto in maniera affettuosa, sanno tutti il mio antirazzismo, ci mancherebbe, ho scritto dei libri in proposito, quindi figuriamoci. Ma ha fatto proprio una tratta quello lì. Ha fatto una cosa vergognosa con giovani calciatori. Ancora oggi ci sono dei genitori che dicono di aver messo fuori 4, 5, 6 mila euro per far giocare i figli. Siamo proprio all'anno zero. Quindi ha bisogno, chiediamo di far pulizia, il genio è stato mandato via da tanto tempo, di non far avvicinare personaggi del genere al calcio Acropoli. Poi vediamo, valutiamo dopo questa campagna acquisti che mi dicono si stia avvenendo. Ma speriamo che l'Acropoli rinasca come calcio e tutto si può prodotto da qui e poco, così stai più tranquillo. E così nessuno, no, sacci che no, perché però da figlio con chi sta, figlio con chi là, anche se hai le tue ragioni, così sei un po' più tranquillo pure tu. Ma no, ma io devo denunciare, Umberto. Non voglio essere complice né nella politica né nello sport né di altro, di situazioni perché dici tu avevi il microfono in mano e non hai denunciato. Io devo denunciare le cose negative, come invece dico tante cose positive. Non è giusto, io mi sembra che nel giro di 30 anni ho esaltato la città di Acropoli. Come no, così bisogna fare. Secondo me bisogna criticare quando è il momento giusto, delle giuste critiche vanno bene. Sì. Certo, io vivo qui, io vivo ad Acropoli, quando parlo dell'Acropoli entro nell'aspetto sociale. Per esempio abbiamo visto tutti, non intervenire tu, lo dico io, sì. Abbiamo visto tutti come un giornalista della RAI, Rino Genovese, si sia fatto imbrogliare da quattro cretini accattoncelli di questa città che fottono soldi al comune dalla mattina alla sera ogni giorno ed è stato purtroppo complice di un messaggio negativo, perché ad Acropoli il Natale è altro, non è una sgangherata casa di Babbo Natale nel castello incantato, non incantano la gente. A Denani, ma poi abbiamo modo di parlare di questa cosa qua, perché queste denunce devono essere fatte, secondo me, non parlare tu, parlo io, so parlo di questo, perché sennò poi dici parlo un bestio. No, parlo, sto parlando, sì. Parlo io. Sì, io ti non parlo, bene, parlo, non sto parlando. Abbiamo anche il pubblico. Abbiamo il pubblico, sì. Ecco, scusaci per questo sfogo locale, Gironi, un girone già chiuso, secondo te, su Palermo? Secondo me sì. Palermo, oltre al blasone, sta dimostrando sul campo con la squadra che ha, importante di comandare il girone I e di essere una spanna sopra le altre, diciamo. C'è il Savoia che segue. Il Savoia sta facendo un buon campionato. Sì, 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 sì. Però secondo me il Palermo
alla fine vincerà il girone. Sì, noi del girone I vediamo Messina-Nola, Castrovilla-Rellicata, Giugliano-Palermo, Ragusa-Roccella e San Tommaso-Messina, poi ci ritroviamo. Oh,
squadre stanno per entrare in campo e quindi buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati con il Mimorende di Castrovilla di 14ª giornata del campionato nazionale di Serie D Girone I, di fronte ai padroni di casa, i rossoneri del Castrovilla contro il Licata. Diabigu vince un rimpallo, attenzione al limite, vertice sinistro dell'area del Castrovilla, allarga tutta a destra per Daniello. Daniello potrebbe crossare, lo fa per Convitto, solo in area, posizione regolare, Convitto il tiro che è stato deviato. Avrebbe potuto individuare la traiettoria del tiro, quindi attenzione intanto al Castrovillari. Grande Ingrassia, grande parata di Ingrassia. Andrea, ti rubo il ruolo di telecronista, ma grande Ingrassia che ha una ottima... Attenzione, la palla in mezzo con Cangeli che ha provato a girarla. Destra. Dove era indirizzata la sfera. Ancora un lancio per Barilaro che la mette giù, entra in area, attenzione, il cross debole, troppo verso il portiere. Altra grande occasione per il Castrovillari, ma c'è solo Castrovillari. Barilaro carica il destro che esce con Ingrassia in tuffo, che però ha soltanto protetto l'uscita del pallone. Sì. C'è in avanti Lanza per la Ragione che la stoppa, l'intervento di Maltese in tuffo e poi la prende Ingrassia. Adesso Convitto, attenzione, scarica il destro deviato e attenzione al fuorigioco comunque San Giorgio. Adesso sempre alla Ragione, 20 metri lo Scavino a cercare Cangemi, altra occasionissima. Cangemi si golfi con i piedi, il pallone è lungo a cercare Consiglio, il fallo di Maltese, arriva anche il primo giallo per Totò Maltese, dovrebbe se non sbaglio entrare in diffida per il quarto giallo ricevuto in stagione. Sì. Lungo, ma c'è in uscita Bona in anticipo su Cannavò. Poi l'intervento di Maltese di testa, il numero 11, attenzione Maltese, già ammonito, espulso Totò Maltese. Un intervento da terra, però questa volta, lasciami dire, è stato l'arbitro troppo severo. Va a passare il pallone per Cangemi al limite, Cangemi la mette sul primo palo, Ingrassia e poi di testa non riesce Gagliardi. Un brutto pallone perso a Castrovillari, Convitto può puntare Barilaro, Convitto converge verso il centro, prova a passare tra due avversari, Barilaro lo supera, Convitto fuori, esterno della rete. Convitto per poco non ha fatto azione male la difesa di Convitto che si lamenta, voleva un calcio d'angolo. Ancora una volta Barilaro però prova il pallone per Puntoriere che calcia in porta, rimessa dal fondo, chiede, allarga a destra per Cannavò. Cannavò riceve il pallone, vertice destro dell'area, Cannavò palla sul sinistro, prova la conclusione un po' forzata, palla alta, non è certamente il sinistro il piede di Cannavò. Prova ad avvolgere con la manovra Castrovillari, pallone in mezzo, in intervento acrobatico Gagliardi, fa rimbalzare la sfera superando anche Vona, quindi serve Convitto, il Licata prova a distendersi, attenzione palla per Cannavò, l'uscita di Aioffi coi piedi che ha letto subito le ottimo intenzioni tempismo di Convitto del mentre è pronto il primo cambio per il Castrovillari. Cangemi mette in mezzo per Puntoriere che la gira, altra parata facile per la sua scelta, se lanciare in mezzo servire il vicino Greco, sceglie la seconda opzione, pallone a Greco che stavolta lui sventaglia in mezzo, attenzione, il gol del Castrovillari. Ha segnato Ferrante, se non sbaglio ha segnato Ferrante, un cross sul secondo palo, da parte di Greco, difesa giallo-blu, presa di infilata. La rimanzuetto, allarga a destra per la Ragione, il tiro, Ingrassia coi pugni, poi lancia in avanti verso Puntoriere, posizione regolare, Puntoriere davanti Ingrassia, Puntoriere, Ingrassia, decisivo, anche questa volta tiene a galla il Licata. Altro pallone per Puntoriere che deve proteggersi all'arrivo di Porcaro, il pallone in mezzo, attenzione, per l'uomo entrato Miocchi, Pallacchinoni e gol! Difesa del Licata addormentata, è arrivato il 2-0 del Castrovillari al 91esimo, ha segnato Chironi. Contro il San Tommaso si è trovato imbrigliato dalla manovra aggressiva del Castrovillari e arriva adesso il triplice fischio che sancisce la vittoria del Castrovillari 2-0 sul Licata. Amici di Eleven Sports, buon pomeriggio da Danilo Sorrentino e benvenuti allo stadio Vallefuoco in Mugnano per Giuliano Palermo e la gara valida per la giornata numero 14 del campionato di Serie D, Girone I, si affronta una squadra che è vicino al pallone, arriva la sfera sul primo palo, il colpo di testa di Kraja che è terminato di un soffio al lato, chiede palla Albino, Ruggero scambia con Orefice, pensa al tiro, lo prova col destro, in due tempi Pelagotti, si iscrive alla partita anche il Giuliano con il destro dalla distanza di Antonio Orefice. Il numero 10 sembra allontanarsi, infatti batte Liccardo, pallone tagliato sul secondo palo, ci è arrivato con un attimo di ritardo, caso naturale, la partenza
il calcio di punizione battuto da Liccardo, vola Pelagotti a togliere il pallone dall'angolino alto, non si è tuffato nei pressi del centrocampo, micilla all'indietro da Impagliazzo, Felici su di lui, gli ruba il pallone, Felici può andare a campo aperto, entra in area di rigore, Felici col destro sul primo palo, Mola, la sfera resta viva, all'indietro verso Santana che non calcia, poi Felici e Mola con un guizzo la mette in calcio d'angolo, occasione rosanero con Felici due volte. Accardi, De Vena di prima intenzione, ci ha messo lunghi a Pelagotti. Il punto in cui deve essere operata questa rimessa con le mani da Vaccaro, svetta di testa Liccardo, lo scontro in area di rigore, arriva Orefice, Orefice spera che termina sul fondo, chance, scambia ancora con Santana, due a chiuderlo, trova il tempo e lo spazio per andare da Kraja, irrompe Felici, azione di Felici in area di rigore, Felici col diagonale che esce però sul fondo. Si chiude il triangolo per Doda, il quale viene fermato da Mennella. Pallone che non esce ma viene recuperato da Martin. Lancio in profondità su Santana, a vuoto Mola. Felici alla palla sul sinistro e porta avanti il Palermo sulla disattenzione. Ancora una volta di Mola, irrompe al 36esimo minuto Mattia Felici che va a festeggiare con i compagni il suo secondo gol consecutivo. Il terzo in campionato per il classe 2001. Fondo, stoppa il pallone, la sterzata di Felici che resta in possesso, trova Martin dalla distanza, cerca il secondo palo Santana, in scivolata era arrivato il capitano. Arriva la parabola sul secondo palo, il colpo di testa che è terminato di un soffio al lato, occasionissima al 45esimo per il Giuliano. Ambro è in campo aperto, lo accompagna Kraja, visto e servito, Kraja dà uno sguardo a Santana che punta micillo, Santana pallone sul sinistro che si abbassa all'ultimo istante e c'è stata anche la deviazione in calcio d'angolo. Martinelli, arriva Ambro, Santana aspetta anche Martinelli, Santana va in porta, Mola la manda in corner, pallone di caso naturale, manza con l'esterno per Ruggero, Santana come una talpa a rubargli la sfera, punta d'ausilio, trova la traccia per Felici che se la porta sul destro, calcia con i pugni Mola, poi Ricciardo che fa fatica a girarsi e perde l'attimo, Langella insiste dall'altra, in avanti la sfera con il tocco di De Vena per Baccia Terracino, ha visto il movimento dall'altra parte di caso naturale che schiaccia troppo su Pelagotti, il quale se la ritrova lì. Caso naturale, ha visto il movimento di De Vena, non esce Pelagotti che aspetta il pallone quasi sulla riga di porta. Giuliano ha fatto ripartire subito l'azione. Baccia Terracino, tocco morbido per caso naturale, in area di rigore, la svirgolata. Non è riuscito a toccarla come poteva col sinistro, anche perché disturbato da un'ottima diagonale difensiva di Vaccaro. Inserimento di Basile dall'altra parte, titoli di coda, il Palermo vince 1-0 e spugna anche lo stadio Vallefuoco di Mugnano di Napoli grazie alla rete al 36esimo del primo tempo di Mattia Felici, che appunto fa felice il Palermo. Stadio Aldo Campo di Ragusa, 14esimo turno del campionato di Serie D per il girone in campo Marina di Ragusa e Roccella Mazzaridari, reduce dal tonfo nell'ultimo turno al Monreale, proto di Cittanova che ha visto i ragazzi di mister Salvatore Udro cedere il passo alla Cittanovese per 3-0 pari. Invece nell'ultima uscita per il Roccella all'Opresti di Palmi, il derby calabro terminava per 0-0, 3-4-3 per mister Salvatore Udro che getta la mischia mangione a difesa dei pali in linea difensiva a Pietrangeli, Vindini e Puglisi, in mediana Iannò e Moceri sui binari laterali con Beraghi e Rizzo in cabina di regia, tridente composto da Iannizzotto, Valdè e Bonfiglio. Possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Andrea Martorano e il montaggio di Mirko Giacopello. Al settimo di gioco la prima incursione di Valdè che mette dentro un
comando nessuno e permettendo alla difesa di allontanare la minaccia. Al 25esimo recupero palla di Gomez, danni chi vedrà Angelo, sciupa tutto però l'attaccante della compagine calabrese. Al 26esimo ancora ospiti pericolosi, questa volta sugli sviluppi di un corner, sempre Gomez ad avvitarsi sulla sfera, non riuscendo però a centrare il bersaglio grosso. Partita avara di emozione all'Aldo Campo, prova allora Rizzo a rompere il ghiaccio con questo tentativo dalla distanza che non crea grattacapi al numero 1 del Rocelli. Al 44esimo cross dentro di Bonfiglio, svetta imperiosamente Giovanni Puglisi regalando il vantaggio alla compagine Mazzariddara. Ad un minuto dal rientro in campo delle due formazioni cambia il parziale allo stadio Aldo Campo grazie alla rete di Giovanni Puglisi, che va ad abbracciare il proprio tecnico, prova a reagire per il Rocella al primo minuto di recupero, punizione messa dentro da Sulaci sul quale si avventa Liviera che da buona posizione manda la sfera a fondo campo. Si conclude così la prima frazione di gioco sul duplice fischio del direttore gara. Squadre alla pausa sul parziale 0-1, decide la rete allo scadere della prima frazione Giovanni Puglisi. Torniamo allora con le nostre immagini al film della ripresa che inizia al 56esimo con l'ingresso in campo di Cobelli che va a rilevare Bonfiglio. Poco più tardi entra in campo anche Gioia tra le fila Mazzariddara. Al 69esimo punizione battuta da Veraghi, il portiere in difficoltà non trattiene la sfera, arriva a Cobelli che guadagna però solo corner. Minuto 73, punizione messa dentro da Mauceri, svetta allora Cobelli, non riesce però a centrare lo specchio della porta, infatti sorvola la trasversale, il suo colpo di testa al minuto 85, spazio anche a Martorana che va a rilevare Baldè, anche Calivà in luogo di Alessio Rizzo. All'89esimo palla messa dentro dalla sinistra per il Rocella che fa le prove generali con il gol del pareggio. Minuto 91, scampo di gara anche per Mancuso che prende il posto di Mauceri. Tra le vehementi proteste intanto dei locali per un possibile mani in area di rigore. Al 92esimo arriverà però la doccia gelata con Maie che svetta su questo cross non troppo pretenzioso dalla destra, facendo 1-1 proprio sul gong. Il Rocella la ripresa, la rete infatti di Maie gela l'Aldo Campo di Ragusa. Terminerà infatti così dopo il triplice fischio del direttore di gara, si dividono un punto Marina di Ragusa e Rocella. All'iniziale vantaggio di Puglisi ha risposto nei minuti di recupero un Baie. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Il San Tommaso torna in campo al fine di Montemiletto dopo la batosta di Licata. Avversario di giornata il Messina. Astende Gambuzza, mister liquidato, si affida al giovane classe 2001 Tizio. In attacco nuova chance per Branichi. I padroni di casa partono bene e al decimo vanno vicini al vantaggio con Tedesco che liberato in area calcia però alto. A passare però 5 minuti dopo è il Messina. Clamoroso errore proprio del giovane Tizio che sbaglia un passaggio facile aprendo la strada a Carbonaro che a tu per tu competizione. Zilla non sbaglia. Il San Tommaso risponde con una bella azione sulla sinistra con l'asse Branichi all'Eruzzo. Il numero 7 dei Grifoni mette in mezzo, sul secondo palo arriva Varricchio che tira ma la difesa ospite respinge. Poco prima della mezz'ora il Messina rimane in 10 uomini. Fissore colpisce con un pugno Tedesco, il signor Jacobellis gli mostra il cartellino rosso. Gli ospiti non si demoralizzano e complice alcuni disimpegni sbagliati del San Tommaso vanno alla conclusione con Coria che è imprecisa. Il primo tempo, nonostante la superiorità nel possesso del San Tommaso, termina senza altre emozioni. La ripresa si apre con il Messina pericoloso, cross basso dalla destra, Pezzella smanaccia la sfera che rimane la disponibilità di Carbonaro che viene anticipato dalla difesa. Il San Tommaso non c'è e il Messina in inferiorità numerica trova anche il raddoppio. Bevis è il più lesto in area a fiondarsi su un pallone respinto in due occasioni da Pezzella e in sacca. L'unico sussulto del San Tommaso ad un quarto d'ora dal termine con un tiro dalla distanza di Colarusso che si spegne sul fondo. Liquidato, fortemente contestato in tribuna, butta e la mischia anche Bubacar e Sabatino per Tizio e Maranzino per un San Tommaso a trazione anteriore. I Grifoni riescono anche a trovare il gol con Alleruzzo, annullato però per fuorigioco. Oramai non c'è più partita, con il Messina che trova al primo minuto di recupero addirittura il terzo gol con Pini che approfitta dell'ennesimo errore di Camarà che gli regala il pallone lasciando il numero 46 a tu per tu con Pezzella che deve arrendersi ancora una volta. La partita finisce con i fischi della tribuna per un San Tommaso inguardabile. A fine gara poi duro faccia a faccia tra mister liquidato e qualche tifoso che lo contestava, toni alti e qualche parola di troppo con il tecnico che lamenta il mancato pagamento degli stipendi da 5 mesi. Per il San Tommaso è un periodo nerissimo, vedremo quali saranno le contromosse che vorrà adottare la società dopo questa brutta domenica. La finale della trasmissione, Umberto, allora... Ne hai detto 0, non lo stavolta no. Hai fatto 3, 2, 1, 0, ha detto. E non batti, se sei su 0 non batti. Dici 0, dici 0. Marco, dici 0. No, l'ha detto. È 0 umano, guarda.
Adesso parla. Zero. Ah, senza voce. Marchi senza voce. È abrogato. Allora vogliamo, diamo l'appuntamento per giovedì sera. Sì, rinnovo l'appuntamento per Agropoli, per il Cilento Tutto, giovedì sera, ore 20:45, Cine Teatro De Filippo di Agropoli. Vi aspetto con le mie storie, con le nostre storie, sono tante storie, storie da vivere insieme, da divertirci insieme, da emozionarci insieme. Con me ci sarà Costantino Caruccio, Rita Polidoro, la regia di Gianni Parisi, che ha una forte presenza in video sul palcoscenico. Io vi aspetto, non mancate, quindi questo non posso dirvi. Bernardino, già bisogna dove gioca domenica? Domenica andiamo a Foggia. È una bella partita, stimolante. Stimolante, difficile, ma qui ci andiamo a giocare sicuramente a viso aperto. Ecco, affrontare una squadra che ha fatto la Serie A non molti anni fa, che era allenata da De Zerbi, che ieri è pareggiato sul campo della Juventus, per esempio, dove sono passati personaggi di grandissimo spessore. Sicuramente sarà stimolante, come hai detto tu, emozionante, perché un campo del genere, uno stadio del genere, che, dove ha visto protagonisti molte squadre di Serie A, di Serie B, veramente importante. Però noi mettiamo da parte queste cose e dobbiamo andare là a fare risultato. Non è facile, non sono un pazzo, ve lo dico, però se partiamo sconfitti è meglio che non andiamo proprio a Foggia, questo voglio dire. Squillante, che è un personaggio di grande carisma e soprattutto anche di grande forza, è uno che quando vede questi appuntamenti si esalta. Sì, sì, sicuramente, visto uno a carattere forte, e la sua storia che lo dice, sta cercando di trasmettere questa sua cosa anche a noi, noi calciatori. Umberto, sì. Ti ricordi un grande allenatore del passato del Foggia? Zema. Sapevo che mi dicevi, ho detto un grande allenatore, ho detto un grande, questo è scarso, il più esonerato d'Europa, il più retrocesso d'Europa. Ma no, ma io ho fatto questa domanda, perché non è una, io ho detto un grande allenatore, forse non lo sarei nemmeno dallo stile. Non lo so neanche io, dimmi. È passato alla storia come uno tra gli allenatori più importanti, Puricelli. Perché mi ricordavo Zeman. Ma io ho detto un grande Zeman, il più retrocesso, il più scarso della storia del calcio. Me la fai pagare. Sei grande, ce ne la fa. Allora ringrazio Umberto Anaclerico, ringrazio D'Agostino, due personaggi secondo me di prima pagina, da vetrina, perché nelle loro attività stanno facendo parlare molto di loro, e per questo motivo ho voluto dunque invitarli. Io li ringrazio per essere venuti qui nella trasmissione Non è Tiki Taka, che come sapete è una trasmissione che non fa soltanto calcio, ma si rivolge anche ad altre attività e altre situazioni. Io ringrazio anche Marco Passaro, che fa regia e riprese. Ringrazio la società della Jameson, che ha concesso l'autorizzazione ad Agostino di poter venire in trasmissione. Un saluto Squillante, perché sai, io ho una grande amicizia con il mister Squillante, un personaggio di grandissimo spessore, che probabilmente, come D'Agostino, senza nulla togliere la Jameson, meriterebbe prosceni maggiori. Però se D'Agostino dice, ma io non è che lo credo molto, di non aver avuto tante offerte dalla Serie C, Squillante le ha avute, era già l'allenatore della Vibonese e poi ha dovuto rinunciare perché c'era anche una chiamata, ma non vado oltre perché sennò dovremmo aprire un'altra trasmissione, altri 90 minuti, altre polemiche e altre situazioni. Squillante è stato dunque chiamato ed era già l'allenatore della Vibonese in Serie C. Intanto è il cartellino di seconda categoria, darà Vallo della Lucania alla società del presidente Puglisi grandi soddisfazioni. Grazie Bernardino, grazie Umberto. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a tutti voi, mi raccomando, giovedì sera 5 dicembre ore 20:45, tante storie. Lasciate la televisione. Abbandonate questa televisione, stoppa la telefonata. Voglio bene.